Ciao, nuovo video. Il video di oggi, allora vi dico che ho appena finito di allenarmi, quindi infatti purtroppo mi sono a fare una doccia e volevo mostrare un po' la mia palestra che mi sono attrezzato qui a casa. Voi magari avete di una io. E però per curiosità, magari qualcuno potrebbe interessare, vi faccio vedere. Allora, prima di tutto, qui alla porta attacco sempre questi cavi della TRX. Che io praticamente faccio tutti i giorni, faccio mezz'oretta, 40 minuti di questo come anche riscaldamento prima di allenarmi, perché ho trovato, mi trovo benissimo a fare questo, che mi attiva bene tutta, soprattutto la parte superiore del corpo, e poi dopo magari faccio un po' di pesi o di questo e faccio un po' di pesi. E questi l'ho presi praticamente, pensa un po', tipo l'anno scorso, quasi 2 anni fa, a Lidl, l'avevo comprato, l'avevo pagato una stupidaggine, e devo dire che sono resistenti, ancora non mi sono, si sono staccati, mi sono spiaccicato per terra, quindi vi consiglio, pagati una cavolata veramente. Poi adesso vi faccio vedere per terra un po' cos'ho. Vabbè, poi qui che si vede, c'ho il mio sacco che l'ho preso, l'ho comprato online, l'ho pagato tipo 150 euro, anche questo un anno e mezzo fa, e io praticamente mi piace fare un po' di boxing, soprattutto la sera, tipo dalla domenica sera mi ci metto spesso, e adesso ho la fortuna di averlo dentro casa perché l'ho sempre avuto in cantina, e ogni volta dovevo andare giù in cantina, invece adesso ce l'ho dentro casa che è più comodo. Adesso ci vedete sotto come è fatto, praticamente vedete c'è la base che si riempie di acqua. Adesso così vi faccio vedere un po' il resto della mia attrezzatura. Cominciamo da il kettlebell. Ne ho due, questo che l'ho preso al Lidl e questo che l'ho comprato online. Questo 10 kg che ho fatto anche vedere in un video haul. Mi piace fare qualche allenamento di kettlebell che poi ho tutti gli esercizi, praticamente li guardo su. Ci sono dei canali di fitness su YouTube che ogni giorno mi guardo gli esercizi. Io praticamente non do consigli di allenamento, io faccio il mio, sono autodidatta, faccio il mio workout tutti i giorni, però guardando dei video su YouTube. Se vi dovesse consigliare un canale, vi consiglio Mister Ezio 2000, che è bravissimo. Però come ho detto, io non mi azzardo a dare consigli di allenamenti, cose o sull'alimentazione, perché non sono una persona più adatta. E per adesso continuo a farvi vedere un po' il mio equipaggiamento. Allora, ho questi che li ho presi da Lidl, che ho fatto vedere in un video haul. Ho quest'altro bilanciere che l'ho comprato da Decathlon l'anno scorso. Poi questi pesetti che l'ho presi dai cinesi, mi serve per quando faccio cardio. Anche questi caviglieri che sono di diverso peso. Questo è anche per quando faccio cardio, che l'ho preso anche questo da Decathlon. Faccio questi che io faccio, vabbè, sia per i piegamenti, le flessioni, però anche per fare i handstand, no? A testa in giù io mi metto, che ritorno, praticamente mi metto a testa in giù attaccato al muro per le spalle, e per fare calisthenics, non so se lo conoscete, io penso che consiglio che do una dritta, il miglior allenamento è quello con il body weight, con il peso del corpo, e io adesso sto provando a fare tutti i vari esercizi di calisthenic. Vi consiglio di andare a vedere, cercare su YouTube qualche video, e devo dire che sono dando dei piccoli miglioramenti di definizione con il body weight. E questi qua io praticamente, come ho detto, faccio ci lavoro molto per le spalle, mi metto a testa in giù, faccio i handstand e niente, quindi un modo alternativo per usarli, per non fare solo semplicemente per fare le flessioni. Vabbè, questa che ho preso dai cinesi per la schiena, quando faccio con il bilanciere faccio gli squat. Poi, l'ultimo acquisto, questo qui è una collaborazione che sto facendo con, Panathletic, praticamente ho richiesto la collaborazione per queste power band, fasce di elastici di resistenza. E io ci lavoro soprattutto per i glutei tutti i giorni. Eccomi. Tutti i giorni praticamente faccio diversi esercizi che vedo sempre su YouTube,
per i glutei, la parte bassa del corpo, le gambe. Un esercizio che sto facendo molto è quello di camminare, che sembra stupido, di camminare in posizione squat con queste fasce ai piedi e faccio avanti e indietro, e lo trovo utilissimo. E questo ringrazio Panathletic perché è comodissimo, vedete, arrivato questo sacchettino, poi vi lascio giù il link del loro canale di Amazon. Queste fasce di diversa resistenza, queste qui vanno da più resistente a più light, infatti queste vedete light, X heavy, e questa è quella più resistente, quella XX heavy. Quindi ringrazio ancora la Panathletic. E io queste qui penso che me le porterò anche quando vado a Roma o in viaggio. Sono comodissime perché le metto in valigia e ci posso fare un po' di esercizi, vuol dire, ma anche quando vai in vacanza da Leni, sì, a me piace, mi diverto, e quindi sono comodissime da portare in borsa, nella valigia, perché vi occupano questo piccolissimo spazio. E niente, e questo è tutto. Come dicevo, questi sono praticamente la mia palestra, la mia gym che mi sono fatta a casa. Praticamente tutti i giorni, un'ora, un paio di ore mi alleno, cioè che alterno parte alta, parte bassa, un giorno faccio la parte alta, un giorno faccio la parte bassa, e tutti i giorni addominali, e come riscaldamento, come ho detto, faccio i cavi di TRX, e poi mi porta con un po' di pesi, quindi cardio e pesi. Penso che un po' di allenamento con una buona alimentazione sia la base di tutto, e non ci vuole tanto, dai, alla fine non è che per me non è un sacrificio. E niente, spero di non avervi annoiato, e come si va, ci vediamo al prossimo video, ciao!